Buonasera, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Siamo persino in anticipo, non so se mi spiego. Non ci credo nemmeno io. Amici delle trame birichine. Tra l'altro abbiamo un bel abbiamo Hardin 00 che appunto è profetico come nome, visto che siamo ormai giunti al momento in cui of course it was Hardin. Ah, Cletson, come sta signorina, mi chiede. Ci stiamo riprendendo. Santo vaccino comunque che è riuscito a stemperare il tutto e sono comunque riuscita a saltare la cena con la suocera inglese. Questa cosa è sempre giusta e bella. È la cosa più importante. Buondì, buondì. Allora, capitolo 8. Questo dovrebbe essere il momento magico in cui abbiamo quella roba che in blind non capisci, quel casino con Hardin, quello scambio di persona, che in realtà è una cosa anche figa. Il problema è che è completamente out of the blue, cioè arriva improvvisamente. Buon pomeriggio. Ora che abbiamo superato il climax del rant, questa diventerà una run di calma e tranquillità. Allora, Spunky si riscrive per il cinque, quel quinto mese consecutivo. È sempre un piacere essere iscritti, grazie mille. No, non sarà tranquilla, nel senso che ci sarà molta amarezza. Però il rant è finito perché da qui in poi è solo dolore, non c'è più nulla che non sia sofferenza. Allora, aumento un pochino il volumino, ma dovremmo esserci, almeno con l'audio di gioco. No, non sto giocando il capitolo 5, era entrata per sbaglio nel capitolo 5, ma in realtà non... Azrael mi osta. Ah, e Cletson, festeggiamo la scena saltata, esatto. Era entrata per sbaglio nel capitolo... No, non voglio farlo il capitolo 5, ci sono entrata per sbaglio nel capitolo 5, voglio giocare l'inganno. Fammi giocare l'inganno. No, non voglio tornare al capitolo in corso. Fammi giocare il capitolo 8. Voglio giocare. Obbligarmi! Sono entrata per sbaglio nel capitolo 5. Non mi puoi fare rifare il capitolo 5. Non è possibile. No, non ci credo, non ci credo. Ti prego, non voglio continuarlo il capitolo. Non è possibile, io... Vi giuro, ho cliccato per sbaglio, ero distratta, è partito il filmato. Non potevo uscire dal filmato, ho aspettato che finisse la scena e poi ho detto esci dalla schermata. Non mi puoi far fare il cazzo di capitolo 5 di nuovo? Non voglio! Ma perché? Ma che discorsi sono? Ma che cazzo di discorso è? Ma che cos'è questa caponata? Non è vero che sono al capitolo 5! Non è possibile! Ma non è possibile questa cosa! Vabbè, ragazzi, si fa il capitolo 5, mi dispiace, si salta tutto, si fa veloce. Non so che dirvi. Non trovo alternative. Beh, complimenti. Beh, il rant è finito! Il rant è finito! Porca puttana! Porca puttana! Ma vaffanculo! No, l'Areo Fortezza! No, non potete farmi fare di nuovo quella cosa! Looks can be deceiving. We beat 'em No, non once. è They won't possibile, devo beat us rifare this di nuovo time. quella cosa! No, ma perché di tutti i Neither will capitoli we. quello che odio di più? Non è possibile! That's it. È What un hope you have incubo! come for? No, io salto tutto, sto saltando. Il rant è finito, ma si è appena cominciato! No, no, non ci credo. Vabbè, ragazzi, raccontatemi un po' come va a casa. Grazie Ren, si riscrive, qual è il miglior momento? Cioè, vi giuro, sono senza parole, vi chiedo profondamente scusa. Cioè, io avevo per sbaglio avviato, ho detto, ah, vabbè, cavolo,
Vabbè, poi ricomincio. Porca miseria, che cacata! Ma se li ho già finiti! Dove schifo è l'altro ingrediente? Maledetta Iris, maledetta. Vabbè, facciamo questa cosa. Che cosa volete che vi dica? È così divertente. Vabbè, teoricamente dovremmo sfondarlo perché siamo di livello alto. Sì, sì, ingredienti, vabbè. Ma Mike, Sbeku si sta riprendendo. Tu che però ti mangi la pizza così sei un po' criminale, eh? Vabbè, andiamo, andiamo. Sì, ho usato Umbra, esatto, ho usato Umbra, io vi giuro. Non è possibile, no, non mi interessa, salta tutto. Salta tutto quanto. Let's follow him. Che palle, che due palle, che due palle. Non è possibile, ora devo stare calma. Devo stare calma perché se sbaglio qua... Se sbaglio qua, devo rifarlo di nuovo. E non deve succedere questa cosa. I'm no man's fool. He sent Hywin to watch me. It's no mere coincidence she and I meet wherever I go. Sì, da qui, Steppere, non lo so. Sì, purtroppo sì. Hollow words from the mind behind the Magitek movement. Oh, Dio. Ci riesce sempre a farmi incazzare, non è possibile. C'è il fatto che se tu lo fai partire per distrazione, lo fai partire per distrazione e non puoi interromperlo perché è un filmato, ma non è un filmato che puoi saltare perché sono in macchina. Torni al menu principale e niente, t'attacchi. T'attacchi. Vabbè. Farmiamo insieme. Of course il tuo Sardin comunque. Beh, rifacciamo anche il bellissimo capitolo dell'abissale, sì, infatti. Impudent steward back in the Stalum, but my mission remains clear. And I'll be. Io vorrei sapere a che cosa stanno mirando quei soldati comunque. Il cattivissimo Caligo Aldor, che è passato da molestatore di bambine a tizio che uccide vecchietti, per sbaglio probabilmente. No, no, devo stare molto attenta qua, non scherziamo. Perché se sbaglio qua è la fine. Io non devo rifare assolutamente questo capitolo. I'll give Hywin one last chance to respond. Stand guard. If the Commodore arrives, send her through. Il sono inciampato su Jared. In fondo è un bravo ragazzo. No, no, no. Allora, Caligo è veramente un pezzo di merda. Cioè, questo proprio non c'è dubbio. È l'unico vero cattivo della storia, in realtà. A parte Hardin. Hardin non è cattivo, è un po' matto. Cioè, ha questo leggero risentimento. Cletson, ah, Cletson che dona un'iscrizione a Elfruit Lover. Come non donare un'iscrizione a una persona con un nickname così bello? Salve, salve. Onk, onk. Onk, onk a tutti. Onkness, ricordatevi sempre l'onkness. Dai, fammi fare sta cosa, dai, su. Cazzo carichi, sì, torna dagli altri. Vabbè, adesso almeno si menano le mani, dai. Abbiamo fatto. Allora, siamo fortissimi. Vabbè, perché siamo saliti di livello comunque. Mannaggia a me, veramente. Poi non lo so com'è che ho selezionato il capitolo 5. Cioè, non ho proprio idea di com'è che sono finita sul capitolo 5. Devo avere premuto per sbaglio i dorsali. E infatti quando sono entrata non ho guardato bene e mi sono trovata nel capitolo sbagliato. Ma non pensavo che si arrivasse a doverlo rifare. Dai. Dai, Noctis, però azzeccaci, eh. Dai. Noctis, dai. Ma Bayonetta che c'è, ragazzi? Qua abbiamo Pocket Edition. Dai, mena duro, Noctis. Mena duro. No, madonna, che duro. Vabbè, Panoplia.
E vabbè, panoplia. Vai. Allora lo sciogliamo la panoplia. Mamma mia, donne! Vai così! Rompilo! Ok. Ok. Over here. Sì, sì, sì. Ah, levati! Ok. Vabbè, comunque dovrebbe essere abbastanza fast, per fortuna. Noctis. No, Noctis! Quest'arma è troppo lenta, però non colpisce una fava. Praise for capitolo 5. Beh, è così bello questo capitolo che non puoi non volerlo fare. Ma come ha fatto a capirlo? Stanno chiedendo tutti in sala. Sì, questo è il Nomura che lancia le macumbe, sicuro, comunque. Dai, almeno siamo forti, quindi comunque gli facciamo molto danno. Vabbè, dai, farming. Bella questa telecamera. Bella questa telecamera. Cosa stai inquadrando la telecamera? Dove sono? Perché la telecamera si stacca? Vabbè. Cosa succede? Vabbè, pronto. Ah, pure tu però, Pure tu pronto no, Ah, giustamente Ignis non c'è. Sta giocando con Caligo. Dai che è morto. Muori un po', dai, su. Ah no, ma infatti io continuo a dire che in proporzione questa Pocket Edition è di gran lunga migliore del gioco originale. Ovviamente non nel complesso, però se si considera tutto in proporzione, cioè è un gioco per cellulari mostruoso questo. Ok. Dai. Ah, giusto, l'eterno infinito scontro con Aranea. Vai, pronto, usa perforazione su Aranea, vai. Vabbè, nell'angolino. Non devo fare battute, non devo fare le battute. Dove so? Cosa sta succedendo? Dove so? Ci sono! Too slow. That all? Gli fai troppo poco danno per quanto dura sta mossa. Guarda, gli ho fatto più male adesso in vulnerabilità, in un secondo. Dai, almeno sta andando giù veloce. Sentite. Dai, non mi buttar giù. Dai, stai per terra, stai giù, stai sotto. No. Mi sono pentita di averlo fatto. Dura troppo, questa cosa non la faccio più. Fai troppo poco male. Non ne vale la pena. Da quando sanno volare? Ah, ha fatto male, mi sono distratta. Mi ha fatto sembrare una...
Ma non posso usare la magia? Questo è il simbolo della magia, ma non la posso utilizzare. Ah, ora la posso utilizzare, ok. Oh, è un po' di botte, dai. No, col cavolo. No, no. Scordatelo. Scordatelo proprio. Non te lo faccio più quell'attacco di merda. Beh, mi fai molto, molto, molto più male così. No, qua ci devi arrivare un po' per livellato, perché sennò dura veramente troppo lo scontro. Poi è strano, perché alcuni non sono così. Ci sono alcuni scontri inspiegabilmente lunghi, non difficili, lunghi. Enjoy the panoplia, Aranea. Prendila tutta la panoplia. Ti piace la panoplia, Aranea? No, Aranea, non si fa questa cosa. Sta continuando ad attaccare, senza che io dica. Vai, Aranea, vai così, vai, vai, vai. Oh, mi dispiace. E vabbè, dai, è stato divertente. Non ti pagano abbastanza, poverina. Sto piccolo angelo. Phantom Range, va bene. No, che palle, basta stare in aria. Vai giù, giù, giù. Stai giù, stai giù, stai giù, stai giù, stai giù, giù. Finita, finita, finita. È morta in aria. È morta in aria, dai. Is it that time already? Sì, that time already. Sì, io che perdo. Ecco, missione completata, infiltrazione imperiale. Dai, finito il capitolo. Finito il capitolo. Finito il capitolo. Guardalo che bravo Ignis che cucina la pizza. Che bravo bambino. Vai, vai, vai. Sì, sì, awesome. Sì, 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 sì. Che qua dobbiamo fare le cose. Guarda, guarda, guardate Iris quanto ci prova. Ah, Jones che platina Death Stranding. Profonda invidia, anche io vorrei platinare Death Stranding. Dovrei avere il tempo, la forza e la pazienza di farlo. Ok, dai, abbiamo finito? So, you're the one doing all the cooking. No. Ecco, c'era una scena così. All'inizio è partito il capitolo, questo non si può saltare. What occasion? I do my part. Che bella speedrun. Eh sì. That's some arrangement you guys have here. Sembrava buono quella pizza, peccato per il bullo. Esatto. Are you guys excited to visit Altisha or what? I guess. I'm so jealous. We're not going on vacation. Su Final Fantasy Royal Edition, il gioco festival, quando sarà disponibile? Something wrong? What? Oddio. No, I'm fine. Io non penso che sia disponibile. Era un periodo limitato, non ho proprio idea di come possa funzionare. Cioè, suppongo che sia finito e tu non possa rifarlo. Non so se poi l'hanno reso disponibile in qualche altra maniera, ma credo di no. Smells like there's che è da mo' che è finito il festival. We're on the water. Wow, it's beautiful. Picture perfect. Come funziona questa cosa? Chiudi per non vedere un filmato e torni indietro nella trama? No, praticamente io ho fatto partire per sbaglio il capitolo 5, perché probabilmente i capitoli li cambi con L1 e R1. Probabilmente ho premuto per sbaglio i tasti dorsali e mi ha cambiato capitolo. Non me ne sono accorta, sono entrata nel capitolo e ho detto, ah no, è sbagliato. Usciamo, torniamo nel menu principale. Se non che poi, una volta che è partito il capitolo, non puoi interrompere. Can't wait to see my non so perché. Non lo so il motivo. Arufonze che osta, puntualissimo. Eh no, sì, no, Animata Gamer, no, non è un game of service Final Fantasy XV, ci hanno provato male a farlo, ma non ha più supporto da un pezzo. Anche Comrades non ne ha più aggiornamenti, ormai da un sacco di tempo che il gioco non viene aggiornato, non ne metteranno più eventi, costa soldi farlo. Non ne hanno fatti abbastanza per permettersi di fare. Vabbè. No, non mi saltare le cose, ti prego, dai. Prince Noctis!
this? Prince Dalkus. Vai a fanculo, Gladio. C'è il gioco, vabbè sì, ma il gioco cinese non è supporto a Final Fantasy XV. È mungitura di Final Fantasy XV, ma non lo fa Square Enix. Quindi non c'è il supporto al gioco, al software, non c'è più. Dai. Cioè te l'hanno lanciato nel Game Pass anche per questo, ormai ha dato. No, no! Pure quel... No, non è possibile, sta succedendo sul set. I bet it's that guy. Quanto dura questo capitolo? Non puoi farmi rifare tutto. No, ti prego, il Mithril della tua mamma. Stai zitto, fammi... Non ho nessuna missione secondaria in corso. Stai zitto, sì, non è possibile. Non reagisco. Non mi interessa, fammi andare. No, non c'è spegnere e riaccendere. Era successo ieri il capitolo. Te l'ha salvato. Ti ha salvato dentro il capitolo 5. Non puoi spegnere e riaccendere. Resti comunque nel capitolo 5. E questo è il problema. Mi ha salvato come se stessi facendo il capitolo 5. Non puoi interromperlo. Non mi interessa niente di te, Aranea. Non mi interessa nulla. Hello darkness, my old friend, esatto. Che imbarazzo. Vabbè, dai, è così divertente, rifacciamolo. Ovviamente sto saltando tutto quanto. È farming, comunque, sì, sono punti esperienza. Puttana la paura. Dominio aereo. Dai, comunque siamo di livello alto, quindi si fa abbastanza in fretta, però, porca miseria. Guarda, al tempo che ha attaccato erano già morti, comunque, io non ti vorrei dire. Quasi. Dovevamo fare il capitolo 8, solo che non ce lo fanno fare. Dai, facciamo veloce. Budini grassi. Vai, Aranea, vai. Zabaglione, fa venire fame. Vai. Rifacciamolo come riscaldamento. Sì, no, è un gioco talmente tecnico effettivamente che richiede una particolare preparazione. Cioè, roba che Bayonetta a confronto è proprio per nabbi. Giochino casual. Pensate che bello che qua si possono saltare le animazioni della camminata di merda sui muri. E nel gioco originale no. Beh, stiamo facendo super fast. What does the Empire seek here? Specimens. Specimens. And we're stuck harvesting them. Specimens? Aranea che racconta i cazzi suoi. Che poi quanto sarebbe stato più figo se Aranea fino all'ultimo restava un personaggio ambiguo. E che quindi tipo veramente era legata ai soldi. Invece di fare questa cazzata banale. Visto che non ha crescita come personaggio. Te la presentano e poi in realtà è buona. Mentre invece magari te la facciano vedere veramente ambigua. Che magari l'episodio pronto davvero aiutava Ardyn. Perché era stata pagata da Ardyn per fare questa cosa. E poi si pentiva. Magari quando vedeva Ardyn che distruggeva Gralea, in episodi Aranea si sarebbe pentita di averlo aiutato anche con i sensi di colpa per quello che era successo a Prompto, eccetera, eccetera. No, troppo spessore. Cioè, sarebbe stato, infatti, per questo motivo avrebbe dedicato la sua vita ad aiutare gli altri, a fermare i demoni, eccetera, eccetera. Cioè, sarebbe stato il personaggio più sfaccettato. Sarebbe stato tipo il nuovo Ocelot, il nuovo revolver Ocelot, però, figuriamoci. Perché vuoi una trama con dello spessore? Hai ragione, che stronza che sono. Hai ragione. Proprio non capisco. Però la paura ogni volta. Mannaggia a me, che voglio dei personaggi che evolvono nel tempo. Non mi viene in mente una cosa del genere. Guarda, sono un po' troppo grassi questi due. Mi sa che sono tre persone, eh.
Stai proponendo una trama interessante, non ti vergogni. No, più che altro appunto un personaggio realmente che poteva aver fascino. Cioè questa cosa del fatto di essere mercenaria non viene sviluppata. Non viene minimamente sviluppata. E poi magari lei davvero odia l'impero, però comunque lavora per l'impero per soldi. E poi comunque, nonostante odi l'impero, si rende conto che comunque Ardyn sta facendo un massacro. Quindi, cioè, magari si erano legati proprio perché Ardyn le diceva anche perché magari lei appunto non è imperiale, no? Non è dell'impero, quindi comunque lavora per l'impero anche se l'impero è cattivo, ha distrutto la sua casa, eccetera. E poi si poteva legarsi ad Ardyn perché Ardyn le avrebbe detto anche io odio l'impero. Oh mamma mia, allora lavoro per te, anche perché mi paghi di più. Solo che poi vedeva che Ardyn massacrava anche gli innocenti, magari a Gralea, gente che non c'entrava nulla, e quindi riviveva il trauma magari della sua casa distrutta, e si rendeva conto che non importa, impero o non impero, sono comunque esseri umani e quindi quello che sta facendo Ardyn era sbagliato. Così la butto lì. Giusto, proprio una scrittura basic di personaggio, no? Proprio scolastica. Figuriamoci. Guardate come va giù veloce. Che bello essere livellati, eh? Vai, vai. Non ho proprio idea di come possa funzionare adesso il festival e gli oggetti del festival. Non ne ho davvero idea. Mi dispiace che non ti posso aiutare. Però appunto io lo feci quando ero uscito, quindi non so proprio come possa funzionare adesso. Probabilmente non lo sanno neanche loro in realtà. Sì, Arane, racconta tutti i cazzi segreti, altro che embargo dell'embargo. Cioè davvero Aranea poteva essere un personaggio fantastico. Ma anche il suo rapporto con Diggs e Wedge non c'è, non esiste. Soltanto appunto nel romanzo a quanto pare salva la figlia dell'imperatore, che giustamente esce fuori, la nipote, che cos'è, quello che è, non me lo ricordo. Stessa cosa. Così, esce fuori, ciccia fuori. Because fan power, non c'erano abbastanza. Cioè, nel romanzo hai Aranea, Luna, Cindy, Iris. Cioè, sono tutte donne quelle fighe. Vabbè. No, non me li puoi fare respawnare, no, ti prego. Perché sono andata di là? Vabbè, lì, esperienza, dai. Final Fantasy XV mi ha avuta perché ci sono c'è l'ispirazione cristica, comunque proprio della religione cristiana, e a me questa cosa mi fa impazzire nel senso positivo. Cioè la figura di Ardyn come una sorta di anticristo contemporaneo Lucifero, cioè mi fa veramente impazzire come idea. Quindi per gusto, come concetto, preferisco assolutamente quella del 15. Final Fantasy XIII non mi sono legata ai personaggi, l'idea è molto figa, il fatto è che non mi hanno lasciato particolarmente nulla. Cioè, ma non è perché sono antipatici, perché un personaggio è scritto, cioè non importa che sia simpatico o antipatico per essere scritto bene o rimanere impresso, cioè un personaggio ti può rimanere impresso anche perché è odioso, non c'entra nulla. Non lo so, non mi ha lasciato abbastanza. Poi c'è proprio il fatto che Sera come personaggio lo odio profondamente nella sua forma, cioè proprio visivamente, la voce, come è vestita, come si comporta, proprio non la sopporto. Il problema non è Claire, non è Lightning. Lightning secondo me va benissimo come personaggio. È la sua fottutissima sorella che è insopportabile, ed è questo che la gente non ha capito. Lightning va bene com'è, cioè poverina, non... Sarei anche io così al posto suo. Cioè, alla mia piena comprensione. Dai, stiamo finendo, dai, così forse possiamo andare avanti di trama. Grazie.
essere un mercenario non significa essere una marionetta, significa non avere una direzione. I personaggi tormentati da che mondo è mondo sono sempre più fighi in realtà. Per il fatto che lei appunto lavora per l'impero, per i soldi, e quindi ha un interesse, non è manovrata. Anzi, se Ardyn le dice anche io odio l'impero, lei si sente dalla parte di Ardyn, poi scopre la verità, non essere manovrati questo. E scoprire le cose. Cioè, comunque Ardyn manovra tutti, non è che sarebbe solo Aranea. Ardyn tira i fili dal minuto uno. Perlomeno fateglieli tirare come si deve, insomma. Con dei personaggi che reagiscono. Dai, quanto è lungo sto posto, su. Allora, tipo, ad esempio, il design di Lightning a me piace tantissimo. Come vestita, ma anche l'arma che ha, mi piace da morire. Un po' meno i capelli rosa, quelli poteva evitarseli, sinceramente. I capelli, l'acconciatura sì, il colore dei, cioè i capelli rosa non... Ma faglieli viola, cioè rosa no. Sostenibili, perché comunque è un personaggio cazzuto, quindi comunque vabbè, va a stemperare. Sera è da prendere a calci rotanti, è il motivo per cui non resisto a giocare Final Fantasy 13-2. Sera non si può, mi dispiace, probabilmente a voi piace, non ci posso fare niente, proprio le auguro ogni male a quel personaggio, davvero, dalla faccia alla voce, ve l'ho detto. C'è questo tentativo di fare waifu material senza neanche provarci sul serio. E adesso? Ah, era opzionale? No, non era opzionale. No, dove caspita devo andare? It's a crossroads. Which way? Whichever way leads to the treasure. If only we knew that. Ardyn non è solo Ardyn che ha un volto diverso nel film Kingsglaive. Anche Ravus, anche Luna. Avevano fatto questa scelta di utilizzare attori reali per appunto l'aspetto dei personaggi, solo che poi non so, probabilmente non lo so, sarebbe questo. Non lo so perché hanno deciso di fare questa cosa. È ovvio che il concept è stato. Si fa molto prima, quindi non ho idea del motivo per cui abbiano deciso di dare questa estetica fotorealistica, comunque, tra virgolette, al film, per poi invece passare un qualcosa di diverso, non lo so. A me dispiace, perché secondo me i volti del film erano molto più belli. Luna mi piaceva da morire, sembrava proprio un alieno quasi, aveva un viso molto particolare, mentre invece qui è proprio Naminé. Naminé con un altro engine, cioè davvero no. Ma anche Ardyn che era brutto. Cioè, non perché era brutto, ma aveva dei difetti. Aveva il viso, aveva le occhiaie, e aveva la faccia viscida, gli occhi piccoli. Mentre invece nel gioco è molto più anima, e quindi è un figo. Ardyn nel gioco è un figo. Mentre invece nel film no. Nel film lo vedi che è sporco. Cioè, ti dà proprio quell'impressione di persona marcia. Quella pelle un po' umidiccia, le spalle strette. Mentre invece nel gioco è un figo. Basta. Dai. Giusta la strada, sì. Dai, ci siamo, abbiamo fatto, dai. Dai. Mithril. Oh, spaceship. Ready? È un po' confusa la bestia, poverina.
Noctis, dietro di te, non andare avanti. Non posso, sta continuando ad andare avanti. Non si ferma. Non lo posso controllare. Si muove in avanti. Ragazzi, non so che dire. Ok, ha smesso. Grazie. Aranea? Cos'hai fatto? Cos'era quella cosa, Aranea? Non lo so, guarda. Ha dei momenti in cui è proprio invulnerabile. Sì, la boss fight è confusa perché dice che cosa ci fanno di nuovo i tizi qua, giustamente. Non l'ha ucciso Aranea. Credo ci sia un trofeo per fare uccidere l'uccellone da lei, però non l'abbiamo preso. Dai, abbiamo preso il Mithril, che bravi che siamo. Sì, 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 che bello. Andiamo. Che bella live. Andiamo, andiamo. Sì, 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 andiamo. Sì, sì. Pronto kill stealer, esatto. A red ship. Grazie per la reiscrizione. Titania, il Miciotto sta meglio, è sotto osservazione perché comunque deve ancora essere in copertura, cioè è ancora in copertura antibiotica, quindi bisogna un attimo capire come reagirà nel momento in cui l'antibiotico avrà finito l'effetto. Ha un appetito che non ha mai avuto, il che è comunque un bene, significa sta bene, mangia, beve, fa cacapupù, quindi teoricamente è tutto a posto, però ha ancora dolori alla bocca. Quindi bisogna capire se il fegato si è sistemato, ma ha ancora la stomatite. Comunque, di operazione tra, giusto per la cronaca, visto che ci tenete a saperlo, tra lo stallo al ricovero, no, del veterinario, l'operazione chirurgica di rimozione di tutti i denti, tranne i canini e le medicine, sono andati via 570 euro. E ancora non è detto che il gatto sia guarito. E vabbè. Soddisfazioni, insomma. Quindi voi vi chiedete dove vanno a finire le donazioni, le iscrizioni, quello che guadagni con Twitch, in medicine per il gatto. Che bello. Cioè, che quando mi ha detto il prezzo, posso pagare non in un'unica soluzione, devo andare a vendere il mio rene, per favore. Quindi adesso praticamente ho pagato un mezzo stipendio di una persona normale per avere un gatto senza denti e con un occhio solo. Affarone. Cioè, roba proprio che se vai alla fiera e te lo propongono, non puoi non dire di no. Cioè, non puoi dire di no. No, non puoi dire di no. Non puoi dire di no. Ma il problema è che io la vita, se fosse una questione di salvare la vita, lo farei anche, l'avrei fatto veramente col cuore. Il guaio è che purtroppo non è assolutamente detto che ci sia una soluzione. Questo è stato un tentativo disperato, perché il gatto ha dei problemi, è fiuto positivo e non guarirà mai. Per cui è stato oggi, ma non ho risolto, non è guarito. Cioè, può darsi che finito l'antibiotico gli ritorna la stessa identica cosa e abbiamo solo perso tempo, tra virgolette. Bisogna capire se il danno è stato definitivo oppure no. Cioè, già i veterinari parlavano di punture, comunque, perché non hanno capito manco loro perché ha ripreso a mangiare. Teoricamente il fegato era andato, quindi boh. Cioè, abbiamo, ma non perché lo dicevano le analisi, hanno proprio fatto l'ecografia. L'ecografo dice: io questo fegato capisco che è un fegato perché nel punto dove dovrebbe esserci il fegato, perché altrimenti non è un fegato questo qua. Ok. Grazie Strawberry Ice, sei molto gentile, però già stiamo, appunto, abbiamo già comprato tutto il necessario. Però grazie per il pensiero. Oh, grazie per i beats. Fursi per Pardalis Ita. Sì, lo spero anche io che il micetto si riprenda. Cioè, si riprenda e poi anche al più presto. Sadaken che si iscrive.
Ed è partito l'Hype Train? Sta partendo l'Hype Train? Sta per partire l'Hype Train, credo. Pet Sematary, esatto, sì, praticamente. Sì, ma siamo lì. Siamo lì. Spero di no, però sì. Allora, Anima da Gamer, sono assolutamente d'accordo. Purtroppo, per fortuna, io e il mio ragazzo non rientriamo nei redditi bassi comunque, per cui non ci darebbe nessun assegno, ci darebbero nessun assegno, ovviamente. Per carità, ci sono cose più gravi, bambini, insomma, che stanno male, però. Dai, mi fai finire sto capitolo, per favore. Quanto dura? He can't. It's unsayable. It's unsayable. Non me lo ricordavo così lungo. Dai. Sì. Gesù. Dai, ti prego. Il gatto ha... dovrebbe avere, perché era randagio, quindi non sappiamo esattamente. Stando ai denti che aveva, dovrebbe avere 7-8 anni. Però non si può dire, perché comunque i denti, probabilmente per la sua condizione, erano comunque rovinati, quindi magari anche più giovane. Però non si può capire. Tra l'altro è pure cipria, quindi non si capisce nemmeno quanti peli bianchi abbia, perché già ce li ha di base. Però dovrebbe avere circa 7-8 anni. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Adesso vediamo se devo sbagliare di nuovo. Cavolo, se cadono i denti è... No, non è possibile. Basta. No, se, certo, se i gatti cadono i denti è un po' più grave del toglierli. Cioè, nice. I denti, aveva un dente cariato, però gli altri erano abbastanza buoni, ingialliti ma sani. E infatti è anche questo il fatto. Bisogna sperare che si riprenda, perché comunque è stato abbastanza invasivo. Cioè, gli hanno tolto tutti i denti e hanno tirato dei denti sani, non dei denti guasti. Quindi... possiamo andare, per favore, ti prego, dai, per favore, quanto dura? Gatto cipria, sì. Sì, lui è cipriotto. C'era l'altro veterinario stronzo che diceva che era gay, perché dice tutti i gatti cipria sono gay. D'accordo, dai, abbiamo fatto. Sì. Fammi salire. Sì. Yeah! No, non sbaglio di nuovo, no, non gufate. Abbiamo perso pure un sacco di punti abilità. Siamo molto contenti. Adesso le facciamo subito. Con i punti abilità facciamo questo e questo. Perfetto. Ok. E certo, sti trucchi è gay, è ovvio. Se li staccava da solo mordendo la carta igienica. Oh mio Dio. Sì, ci sono dei gatti fissati con la carta igienica. I miei per fortuna no. Ah, abbiamo finito. Ragazzi, ancora 1:20 prima di fare partire l'hype train di livello 2. Io ve lo dico, eh. Non avete l'hype per questo momento importante? Posso? Ti prego, fammi fare il capitolo 8. Ti prego. Sì. Sì! Voglio iniziare il capitolo. Spronati dalla tenacia incrollabile di Ignis, Noctis e Gladio riescono finalmente ad appianare i dissapori. Ritrovata l'armonia, i quattro compagni riprendono il viaggio in treno diretti a Tenebrae, la terra di Nuna Freya. Hype train sul train, esatto. Feels good to ride the rails. Seleziona il capitolo con molta attenzione. If they'll let me. We're fortunate to have the regalia at all. We owe the first secretary our guarda thanks. Come gufa. She'd get more thanks if she gave us a discount. Those transceivers are top notch. I recall when the Hydrian raged. In the midst of the Empire's retreat, one conspicuous craft remained behind. The Chancellor's. The last thing I remember seeing was his ship. Heading for the altar. Sono abbastanza convinta che questo dialogo non ci sia nel gioco, comunque. I was powerless to stop him. I'm just glad you're alive. Anche perché questa cosa va a contrastare col DLC. Is someone else there? Gladio. He just came back. Where did he go anyway? On a brief reconnaissance. Something caught my ear. Hey, Captain.
Mission complete. Questo sì, ma forse quella parte prima non c'era. Rumors of longer nights. Questa parte c'era, questo dialogo sì. Should this trend continue, before long there won't be daylight. The Empire has already slain half of the Six. Ah, c'è il dialogo, allora ok, sarà che forse questa parte l'ho sempre saltata dopo e l'ho fatta la prima volta proprio perché non seen that with our own eyes. I happened to overhear a fellow passenger discussing this very same phenomenon. So he sent yours truly to seek him out. Va bene, no, i denti sani li togli se il gatto ha un'immunodeficienza e ha un attacco autoimmune e quindi percepisce i propri denti come un corpo estraneo, significa che gli va praticamente in infezione costante la bocca. E l'unica maniera che hai per tamponare è togliere il problema, che in questo caso sono i denti, anche se sono sani. Il problema alla base è il gatto, non i denti. Never seen anything like it. Doesn't make any sense. Ombre di uccelli a due frame. Ah, ecco qua. What's going on? It's a real mystery. I'm not liking that snow cloud. Kind of gives me the chills. Like, who comes up with this stuff? The hell are you doing here? Whoa! What's going on? Easy there, buddy. Oh, didn't see that coming. You all right? Shut up! Hey! Questa cosa, rivedendola ovviamente è bellissima. Show yourself. Knocked. That son of a bitch. L'ha detto Biscio comunque, non è che mi metti i puntini puntini, l'ha proprio detto. Following me around this whole time. It's all your fault. What are you talking about? Do you really mean that knocked? What are you saying it's not? Povero Bronto. Yes. What good would it do me to hurt you? Who cares? Can't we talk for a sec? Never. Sì, ma infatti anche proprio questo, il fatto che Prompto non abbia delle conseguenze di questo dialogo. Ah, mi dispiace, ok, basta. Cioè, Prompto si prende certi traumi da questa parte in poi. Questa cosa di Noctis che sta per ammazzarlo e lui non lo capisce. Comunque il fatto che viene rapito, tutto il DLC dove scopre delle cose terrificanti, fa delle cose terrificanti. Poi viene rapito di nuovo, cioè viene illuso che stava scappando, viene rapito di nuovo e torturato. Poi però niente, lo trovi, è un po' ammaccato. Tutto ok, non ci sono conseguenze, va bene. No, d'accordo. Wait, he's here? If he is, that would explain all this weird stuff happening. I bet he's behind the train stopping. Ignis and Gladio went up to inspect the engine. Questa parte nel gioco originale è quella più bella di tutte, secondo me, a livello di proprio di effetti, quello che vai a fare. Che qua esplode tutto, scoppia tutto, inizia ad arrampicare sulle aeronavi, fa esplodere la roba. Ignorantissima. Did they bomb us? Not. We have to protect the people. Quello che striscia, che stai facendo? Che figata sta cosa. Beh, non molto scelto come spadaccino, fatelo dire comunque, eh. Ma tranquillo Prompto, non chiedere a Noctis come mai stava cercando. No, vabbè, no, non lo so. No, c'è un motivo. C'è un motivo per cui non glielo chiede. C'è un motivo. Ma saranno abituati. Questi sono pendolari, sono abituati al casino viaggiando ogni giorno. È comunque sbagliato che Prompto prende esperienza qua, però, fatevelo dire. It blew up. Crap. The
EMTs can self-destruct. We can't let them inside. Well then, we take the fight to them. La Station Imperiale sta attaccando il treno. Difendilo fino allo scadere del tempo. Quando il treno viene attaccato, la barra si svuota e il treno verrà distrutto. Ah sì, poi ci sono questi, queste magite che sono spaventose. Cioè queste cose che si fanno saltare in aria. Se poi scopri che cosa sono, cioè quando scopri che cosa di schifo sono, veramente sono incredibili. Fermiamo. No! No! Si è fatto esplodere, vabbè. E dai. Se fosse riuscito anche a colpirlo. Ok. Se avesse detto Nocte, non è il momento, le persone possono vederci. Sì, vabbè, vabbè. Fraintendendo, quello era Dream Daddy. Fraintendendo completamente la situazione. Noctis, non pensavo ti piacessero questo genere di cose. Se solo me l'avessi detto prima. Oh, ma quanto dura? Oh, ma non mi era mai capitato nel gioco di arrivare a metà vita, eh? Del treno. Ah, infatti non posso attaccarli gli altri. Cazzo. Oh, ma sto treno si sta rompendo o sbaglio? Ma che discorsi sono? Mi scherziamo con le cose serie. Dovrò usare la panoplia adesso. Si sta rompendo. Ah no, ok, ce l'abbiamo fatta. Sì, sì, Ardyn si trasforma in pronto. Ah, giusto. Dimenticavo che Noctis qua esce fuori la super forza. Sì, ma figurati. Ma sì. Sono sicuro che non c'è voluto proprio niente a fare una cosa del genere. Che figata. Ha mangiato le verdure che gli ha preparato Ignis. Mamma, questa cosa è bellissima. Questa cosa è troppo figa. Questa parte nel gioco è fantastica. Fai detonare gli assaltatori magici tech, usa le mitragliatrici all'esterno del treno per distruggere 8 più aeronavi. Allontanati, altrimenti fallisci. Ok. No, e dai! Ah, non posso... Ah, no, vabbè, ok. Non posso scappare, devo comunque fare lo scontro. Sto anche prendendo fuoco, bene. Mi fa molto piacere questa cosa. ...4000 punti esperienza? Qui devi proprio scappare velocemente perché sennò ti... proprio muori dentro perché scoppia tutto. Qua mi sembra che non ci sia questo rischio. Mi sembra. Oh, ma le legnate che mi stanno dando!
Ma qua... Complimenti, eh! Cioè, questa cosa sul cellulare sarà pure difficile! Sì, potrei anche combattere contro ogni tipo di cose diventando sempre più forte, però insomma, tra diventare più forte e sradicare un portellone stagno di un carro armato a mani nude, insomma, considerato che non è neanche un personaggio che combatte fisicamente Noctis e usa la magia e le spade, è un po' strano, anche perché non l'ha mai fatta questa cosa, è solo in quella scena che ha quei poteri. Guarda là. Ancora. Ah, ce n'è ancora una. Ok. Ah, io rifarei il capitolo 5 per expare un po'. Ah, come no. Questo gioco è molto più veloce. Questo gioco è molto più veloce dell'originale. Guarda quanta esperienza. Questa scena. How long were you in the dark? Damn it. What's wrong? Ignis, you've got to stop this thing. Darkness. Esatto. The train, I pushed him. I mean, Arden made me. I don't know where he is, but we can't leave him. Stay calm, Noct. I'm as concerned for Prompto as you are. But stopping the train would endanger everyone on board. We'd be sitting ducks for the demons. What do we do? First, we drop the qui Noctis ha una crisi, è bellissimo. What about Prompto? Che è disperato. It's probable he's no longer where we left him. In any case, he may try to contact us. Let us wait and hope for now. Can you make your way here? Gladio's with me. Are the two of you okay at least? Yes. Okay, on my way. I'll be there as soon as I take care of these stowaways. Guardalo, bello lui. Bello lui. Troppo tardi per piangere. Mio Dio, che nome bruttissimo, cioè. Mi fa venire un'ansia incredibile. Troppo tardi per piangere. E dai, cosa mi sfugge di questo combattimento? Di grazia. Mi sembrava troppo forte, non capisco. Oh, che carini. Ragazzi, non c'è nessun preavviso per le live, ci sono tutti i miei canali social e la notifica di Twitch comunque. Oltre al fatto che le faccio ogni giorno, praticamente quasi sempre allo stesso orario. C'è il canale Telegram, se volete informazioni sulle live, c'è il canale Telegram. Fatta apposta per dare informazioni sulle pubblicazioni. C'è pure il bot impostato che mi fa vedere il link. Troppo duro sto coso, non capisco. Ah,
Ma col cavolo che sono così forti nel gioco originale, sti cosi, sono dei merdoni. E io sono comunque a un paio di livelli più alta rispetto a quanto dovrei, eh. E dai. No, io non dico che sono in live quando sono in live. Io pubblico su Telegram, ma quando pubblico i video dico se c'è la live quel giorno. Lo dico sempre prima. Sono veramente pochi i casi in cui faccio la live senza preavviso. La mattina dico sempre l'orario della live di quel giorno. Che poi non, l'arma è troppo lenta e quindi non attacca mai, perché mi fa fare sempre il contrattacco, ma il contrattacco te lo fa con l'arma standard. Questa spada è molto forte, però secondo me è troppo lenta come arma, non va bene. Intendo l'arma regale. Dai, l'ultimo scontro. What? No light at the end of the tunnel. Sta in tua panoplia. Hai gli stessi HP di un boss, comunque. Things just got worse. Allora, al di là del messaggio delle 14:57, io la mattina, ogni volta che pubblico un video, faccio sempre riferimento, oltre al video pubblicato su YouTube, anche l'orario della live su Twitch di quel giorno, la mattina. E poi la mattina tardi comunque, quando ho conferma dell'orario in cui la posso fare. E poi faccio anche il post quando sono online, poco prima di andare online. Ma comunque su Telegram ci sono sempre gli avvisi sui giorni, sugli orari delle live. E poi vabbè, comunque, questo a prescindere, state attenti perché magari potreste avere il follow su Twitch ma non avere le notifiche attive. In questo caso ovviamente non vi arrivano gli avvisi del fatto che si è online. Ok. Of course it was Ardyn. È stato Ardyn anche di meta, perché ci ho fatto rifare il capitolo. Guarda, bellino quel nemico, bella lei. Guarda che carine. Ah, ora aiuti, stronza. È stata chirurgica Leviathan comunque. Come è riuscita a fare cadere soltanto i demoni, rompere giusto i finestrini senza fare il minimo danno alla struttura del ponte che tiene sulla ferrovia o al treno. Mua.
Una signora, veramente. Final Fantasy XVI avremo tempo. Io adesso penso al 7 remake, poi per il 16 si vedrà. L'unica cosa che posso dire, al di là di quello che mi aspetto e quello che spero, il mio sogno bagnato è un Final Fantasy XVI diretto da Yoshida, che è la stessa persona che sta gestendo il 14. Per quanto sono combattuta, perché in quel caso non, magari non potrebbe gestire il prossimo gioco online, e che sia un po' più colorato, un po' più fantasy classico, meno minchia tenere, cioè dramma, emo e sofferenza, un po' più di luce, di colore, draghi da sconfiggere, cose così. You wanna know who to thank? Come with me. Certo che sono messi bene, eh. Can't wait to hear this. Uno è cieco, l'altro l'hanno perso. Gladio è Gladio, quindi è già una tragedia di suo. Huh? What did you do to your eyes? Oh, just a flash wound. Sì, sì. Can you see? I'm afraid not. Che bello che possiamo sentire di avergli lo stesso. It's a cruel world. Tre Chiactus. Magari li possiamo cercare, tre Chiactus. Dunque, ok. Qual è il momento migliore per mettersi a raccogliere orologi fermi? Scusami, eh. Qui si può salire? Sì. Oh yes. Dai, dai. I grandi segreti. Cosa sono? Cosa sono? Gioiello celeste e gioiello terreno. Ah, beh. Quindi probabilmente abbiamo trovato dei ninnoli indossati da gente morta durante l'incidente, se li siamo messi in tasca. Mi sembra giusto. Questo fenomeno delle notti più lunghe non serve in alcun modo uno sviluppo recente. Assolutamente no, il cambiamento è stato così impercettibile che non ce ne siamo accorti fino a poco tempo fa. Ci sono volute 3 ore in più di oscurità perché la gente si facesse prendere dal panico. Adesso siamo completamente fuori fase. L'altro giorno abbiamo avuto mezz'ora in più di buio. Credo proprio che i giorni di una volta siano ormai contati. No, no, non mi interessa, l'hai già detto. Allora, vendi. Vendiamo tutto, abbiamo troppi soldi. E niente, non mi vendi armi, quindi nulla. Sciacallaggio, esatto. Il mondo è in pericolo, però aspetta che devi raccogliere. Sì, la monnezza per terra è importantissima. Ora non diciamo cose, perché senza la monnezza per terra noi stiamo facendo innanzitutto un servizio sociale e secondo possiamo rivenderla, perché noi siamo gli unici furbi a rivendere la roba. E la possiamo rivendere e diventare ricchi, medallo splendente, ci possiamo fare le armi nuove. Io però vorrei sapere dove sono i pupazzetti Chiactus. Mi sa che non li trovo. Peccato. Chissà se ci sarà il dialogo con la bambina di merda. Con la bambina di merda che ti fa avere il flashback di Luna, che probabilmente in maniera retroattiva di retcon è la figlia, nipote, non mi ricordo, dell'imperatore. Dai, andiamo. No, non mi puoi fare camminare, Aranea, no, no. Ne ha. Qualcuno aiuti Ignis, poverino. Niente. Bloodborne, appena finisco The Order e Pocket Edition, cominciano le altre serie. Ci siamo quasi. Ma una volta non eravate di più? Yeah. There was. We lost track of him. Is he dead? È morto? I don't know. Then quit moping, keep hoping. Ok. Quindi quit moping, keep hoping.
No, perché io sono andata perché, a salvarti perché me lo ha chiesto il principe. Lei manco sapeva che pronto era, dov'era, cosa stava facendo. Però d'accordo, in episodio pronto lei ci dice che no, perché abbiamo venuti a salvarti perché ce l'ha chiesto il tuo amico, perché è bello avere amici, non devi permetterti di pensare che non siano amici tuoi. Sì. My men and I are in the search and rescue business now. The Chancellor is running some circus. Sì, sì, ma in realtà Aranea così io la preferisco. Perché comunque, appunto, è un personaggio pragmatico. Everyone in charge is gone now. It's total chaos. All hell broke loose in the demon labs. Elaborate. Unprogrammed MTs left to run amok. Same for the demons we caught. And now they're everywhere. They emanate from the Empire? Yeah. The capital's crawling with them. As if that wasn't bad enough. The bastards are stronger than ever now. It's gotten too far out of hand for the army to deal with. And there's not enough daylight anymore to keep the demons in one place. And so that's how they got here. Then there's the crystal they stole, for the good of the people, which never sees the light of day. A lot of good it's doing anyone now, locked away in the Imperial Fortress. You mentioned being part of the relief effort. We have a favor to ask. Ask away. In light of what you've told us, we can't allow the other passengers to continue on. Sure, leave them to me. But who's gonna drive the train? Now that you mention it, yeah. You know anyone? I do. In fact, I know two. Your new engineers, Biggs and Wedge. Oh, guarda che belli che sono. Only if we have to. What's all this about? Driving a train to Gralia. That all. Well, who would you have me ask? You got us there. We'll do it. Hey, really appreciate you going out of your way. Yeah. No sweat. D'accordo. Esploriamo un attimino. Ah, forse qua c'è un dialogo. C'è il dialogo opzionale? È opzionale parlare con la tipa? Forse? Ma intanto toccaccio tutto. Cioè, se penso che avremmo potuto fare due capitoli e invece mi sono trovata come una scema. No, vabbè, no, non la voglio fare, la caccio al tesoro. Sì, vabbè, ciao. Ah, no, è lì in realtà. Penso. Vediamo, Sì. Ok. E vabbè. Io neanche l'ho vista quella roba, ma forse sarà indietro, immagino. Sì, sì, no, ma 10-3, ma secondo me non lo tirano fuori, ovvio che lo tirano fuori. Non posso parlare con la signora? Vabbè. E il flashback? Vabbè. Dov'è la Magitech? Sarà qua. Sicuramente. Niente vecchia malefica. Dove sei? Dove sei? Maledetta, dove sei? Doblone antico. Guardate, è bello l'effetto della luce, che figo. Ma segretissimo quel Chiactus, non l'avrei mai trovato. Dove stanno? Dove sta la Magitech? Dov'è? È per forza qua. Eccola. Ok. Ok,
Dove sarà? Questo dovrebbe essere facile. No, perché non mi fa scendere. Ok, dovrebbe essere qui. Sicuro, dai. Oh yes. È così. Ah, non ta... vabbè. Non ti arrendi, addirittura devo tornare sul treno. Ma quindi mi darai una cosa incredibile. A proposito. Pendolino. Perché avevamo sbloccato, no, il perk che ti permetteva di equipaggiare il terzo accessorio, no? Dai. Guardate, c'è l'amico di Jared lì. Però lui è ancora vivo. Sì, no, la musica è bellissima. La musica del menù è stupenda. Ma le musiche in generale del 15 sono stupende. Poi, non lo so, a me quelle di episodio pronto fanno veramente schifo. Ma proprio ribrezzo. Le trovo così completamente fuori luogo. C'è l'inizio, il tema di pronto, melanconico. Poi nulla, roba pop, non si capisce. Roba elettronica. Ma perché roba elettronica? Dovrebbe essere qua, no? Esatto. Sì, 3000 punti esperienza per... addirittura... Spirito vivente di una maga del passato. Perfetto. Tipo ti raddoppia la magia, porca miseria. Ne è valsa assolutamente la pena. Ok. Sai le proiezioni che puoi fare adesso? Bene, a questo punto possiamo andare a parlare e partire. Ah! Cosmogonia all'anello. Assopiti nel divino sonno, i sei lasciarono dietro di sé l'anello. Gioiello supremo che gli uomini vollero affidare al più valoroso e giusto di loro. Fu così che l'anello divenne simbolo e retaggio dei re di Lucis. Io ero rimasta al fatto che le avevano scelti gli dei, però va bene, ok, così. Va bene così. Questa cosmogonia è un po' scritta strana. Buongiorno a chi sta arrivando. 10-3 solo se il protagonista è Wakka. Assolutamente. Wakka, io non so per, cioè la, non so perché le persone odiano Wakka. Wakka è meraviglioso. Così prezioso lui. Allora, mediamente l'energia vitale, pendolino, no, non mi puoi vendere il pendolino però, cioè pendolino suona proprio male. Dai, andiamo. Hey, thanks for the lift. We're happy to help. Can't say the climate will be as cooperative though. Right, especially the gorge. The place is freezing. Makes sense what with the ice goddess's cold corpse line, right? It's a rather long ride, so by the way, sì, I bumped sì, into sì. A woman from the manor. Ah, ok, appunto, è dopo, ok, appunto. Mi sembrava sta non possono togliere il dialogo. Io non mi ricordo l'ordine degli eventi, soprattutto di questo pezzo, l'ho sempre odiato da morire. Wakka è un isolano un po' pesanazzo, è bellissimo. My Wakka. Word. Is that you, Prince Maria? Yeah. Have we? Oh, blessed be the stars. Just look at what a fine young man you've grown into. I am Maria, a retainer in service to House Floray. I doubt you'll remember me after these long years. Can't say I do. Io davanti a qualunque persona, comunque. Don't worry. Who I am is of little import in light of what I wish to discuss. Lady Luna Freya risked everything to spirit the Ring of the Lucii away from the Citadel. Yeah.
stars above. My fears have been assuaged. Lord Ravis II will be overjoyed to hear this news. Ravis II? Ah, ecco, ecco. Spiegone incoming. I beg of you. Please. See the ring to Noctis. On my behalf. Already. My flesh has begun to fail me. No, I cannot accept it. By your hand, it must be done. To deliver the ring and inspire the king is your calling. You mustn't fall. But I lack the strength to go on. Find it, Lunafreya. You have the will. Lei è distrutta per il fatto che sta evocando gli dèi e questa cosa le sta assorbendo l'energia. Il fatto che anche questa cosa di Ravos a me convince poco qui, perché qui lui lo vediamo, questo è prima ovviamente del rituale, ovviamente. Perché lei è ancora viva e lui è favorevole a Noctis. Quindi perché poi a Ignis, in episodio Ignis, parla male di Noctis se comunque ci crede a lui? Cioè, perché fa tutta quella parte? Oh, deve dimostrare di essere degno, gnignigni. Non funziona, non è coerente con il personaggio. Yeah. Lord Ravis has King Regis's cioè, l'ha quasi ucciso Noctis in episodio Ignis e non stava fingendo. Cioè, non stava fingendo. Though I imagine it will not be cioè, è una boss fight bellissima Ravos in episodio Ignis, tra l'altro. I'll get it from him somehow. I pray it shall be so. May the stars watch over. Sì, sì. Sì, ma la cosa più importante, signora Maria, che lei mi deve spiegare è dov'è il mio terzo Chiactus. La cosa che mi distrugge è che non ho trovato il terzo Chiactus. E questo è molto grave. Molto più grave della morte di Luna, molto più grave dell'anello, della capitale e di tutto. Dov'è il mio terzo Chiactus? E vabbè. Poi non me lo ricordavo così buio qui nel gioco, sinceramente. Penso fosse più luminosa la zona, perché qua pare quasi notte. Forse perché era illuminato dalle fiamme, qua non si vedono le fiamme. No, non sei stupido, purtroppo è abbastanza frammentato. Il piano di Hardin funziona se pensi because Hardin, che quindi lui praticamente riesce ad anticipare le mosse della gente, se non che fare sui super fotari la preveggenza non è prevista. Eccola! Eccola lei! Yeah? Yeah? Prince Noctis, were you excited to marry Lady Lunafreya? Because she was really excited to marry you. Ciao signorina Besizia. Ah no, no, è Besizia. Besizia Verstyle. Aldercapt, signorina Aldercapt. I... Sì, ma first the father had mourned the fate of his chosen son. Ovvio, la mancanza del terzo Chiactus è chiaramente colpa di Hardin. It was not the Oracle who assuaged their fears, but the girl. She holds the true power. I have little to offer a king, other than the voice afforded the Oracle. Nevertheless,
And I'm afraid you might find this foolish, but to be together with Noctis lei che si è innamorata off screen di Noctis, comunque, però vabbè, erano amici, però adesso ti fanno vedere che lei era veramente innamorata, così ti giustificano il fatto che anche Noctis di riflesso è veramente innamorato, ma in realtà non erano mai stati veramente innamorati, non erano mai stati fidanzati, non erano mai stati promessi sposi, però si amano, anche se il matrimonio era combinato dall'impero. Lady Lunafreya worried she was burdening you with the wedding. That's not true, is it? No, assolutamente no. Non mi sono lamentato silenziosamente per tutto il viaggio fino a quando non è morta Luna. No, io volevo sposarmi. Lady Lunafreya was lucky to find a nice guy like you. Sì, vabbè, sì, a parte che non si vedono da quando erano bambini, però dico a parte questa cosa. Thanks. Questo piccolo dettaglio. Dai, andiamo. Oh, bimbi loro. Is the manor badly damaged? It's seen better days. So have the civilians. They've been through a lot. And the Chancellor's the one who put them through it. Ovvio, of course it was Ardyn. Put us through a hell of a lot too. He never gets in our way. But he sure loves messing with us. Well, there's a good chance he got his hands on Prompto. Just hope he doesn't mess with him too bad. Mess with him too bad. Gladio. Andiamo, Ready to depart. Just swapped out. Ho sostituito i vagoni danneggiati con altri nuovi. Così. Ho sostituito i vagoni danneggiati con altri nuovi. Potevi non dirlo, ci facevi più bella figura. Give one of us a holler when you're ready to shove off, then. Dining car's open. If you... Vabbè, ma sono giapponesi, gli amici d'infanzia si amano sempre in segreto nelle storie giapponesi. Ma Aranea con le tette sbattute in faccia a Noctis? Proprio ad altezza occhi? Ma ne vogliamo parlare un secondo? Ah, piatto misto, però guardate che bello. Posso dire che mi sembra gustosissimo. C'è quel biscottone enorme, i pisellini, il purè di patate e quello che non so cosa sia, ma credo che siano tipo... Allora, o sono bocconcini di pollo fritto, e penso sia pollo fritto perché ha pure la salsina in cui pucciarlo, oppure sono panzerotti, ma penso che sia pollo fritto, carne fritta. È quello che pare latte. Perché giustamente ci bucci il biscotto. A me è venuta fame, sinceramente. Dai, no. Sì, è un misto randomico di cibo, però non è male, su. Ignis non mangia, Ignis fa schifo tutto. Guarda, sta a guardare, è schifatissimo. Io quando giocavo a Final Fantasy 15, immagino, non 5, avevo sempre fame. Ma sì, lo capisco. Can't say the same for you. Watch yourselves in the capital. We will. Thanks, Arne. Watch yourself! Watch yourself, Ignis! We will! Ignis, watch yourself! Ridete, per favore, ridete. È bellissima questa cosa, yes, su. Sir. Watch yourself! Come Gladio che gli dice watch your step. Non puoi dire watch your step a un cieco, santo Dio. Be careful, non digli watch your step. Mannaggia. Bis che commenta. No! Ho premuto... Cavolo, vabbè. Ho saltato per sbaglio. Vabbè, non importa. Once we get through Gorbus, vabbè, c'era Biggs che si lamentava. We've come quite a long way. See you, Ignis, esatto. Cioè, non puoi dire watch yourself. Vabbè, niente. Ok. Attenzione.
Come subire le sue conseguenze per avere tradito gli dèi? In seguito alla disfatta d'Altiscia, l'impero pare assistere alla propria fine imminente, mentre l'esercito è privo di figure di riferimento dopo la condanna a morte del comandante supremo, quindi era una persona di riferimento praticamente, perché Loki non pervenuto, Loki muore in episodio Aranea, che non è canonico teoricamente perché fa parte dell'altra timeline. Vabbè, Loki muore off screen, Caligola ammazza Ignis e poi c'è Ravus condannato a morte. Erano tre stronzi nell'impero a controllare tutto l'impero, tutto l'esercito imperiale, tre deficienti, di cui uno premiato, nominato da un mese, no non è vero, da molto meno, senza figure di riferimento, va bene. Soldati Magitek fuori controllo fuggono dal centro di ricerche Alhex e massacrano la popolazione. Vai così, l'impero delle banane! Vai, che fighi che siete! Vai, Noctis, sfogati sulle casse di legno! Could this be? Hey, what's up? Okay, thanks for letting us know. Niente, non ci hanno fatto sentire la... Non si sa perché non si è sentita la conversazione. Buon pomeriggio a chi sta arrivando. Ma Ignis in realtà ci vede benissimo. Oddio, ma guarda che pucci! No, ma fammi fare uno screenshot di questa cosa. Cavolo, non ci sono riuscita. Volevo farla senza... Niente. Ma che faccino che aveva! We'll take a look. No. I hope it's just a quick snow shoveling job. La scena è bellissima. Indeed. La scena di Final Fantasy VII è bellissima. Cioè, ma anche quella del 14, cioè tu puoi creare una figura alla mistress o comunque anche molto sessualizzata senza per forza fare una turbo puttana, perché quella del 15 a me fa cacare, a parte che ha un cono. Ha un cono gelato in testa e non ho capito il motivo. Ha dei capelli orribili. Ha dei capelli merdosi. E poi è vestita veramente da buttanone. Cioè, non è troppo volgare. Non riesco a capire perché l'hanno fatta così. Poi i piedi, i piedini, le unghie. Cioè, hanno proprio il fetish. Hanno sto cazzo di fetish dei piedi. Ma pure Luna. Sempre i sandali aperti. Sempre i sandali aperti. Sti piedazzi di fuori. Ma che cos'è Tarantino? Ma perché? Ma anche cosa? Gentiana, sandali con le dita di fuori e lo smalto sulle unghie dei piedi, perché... Cazzo è stato usare la magia? Ma non so se io la magia... Sono molto confusa, vabbè. Non avevo magia, non so cosa dire. Non lo so, comunque veramente la Shiva del 15 è troppo volgare, cioè, per dire, quella del 14 è una turbo mistress, una turbo mistress, cioè ti fa appunto la diamond polvere, fa lo schiocco di dita, e congela tutto. E poi spacca tutto col colpo di tacco, ma ha dei tacchi a spillo così. Cioè, è una roba incredibile, però... È una turbo mistress, in latex. Cioè, questa è solo una schiava sessuale. Ah, quella per dire, Final Fantasy, la nuova Shiva del 7, secondo me è bellissima. Ed è molto sensuale, ma non è così volgare. E quindi... E quindi che devo fare? Ah! Questa cosa non c'era nel gioco originale. Sì. Si è buggato. Non si è buggato, vero? Non si è buggato. No, si è, vabbè, non è, va bene. A posto. Oggi è questo tipo di giornata. Oggi va così. Ah no, allora evidentemente abbiamo il nostro Ignis che ha deciso di prendere ora e inizia a lanciare magie, evidentemente, perché...
tattico alla buon'ora. Ma è chiaramente colpa di Ardyn, è tutto colpa di Ardyn. Beh, alla faccia della roba ghiacciata comunque. Ma qui c'è molto più level design che nel gioco originale. Comunque nel gioco originale scendi dal treno e meni i tizi. Tentacoli, interessante. Tentacoli. Notis, smettila di picchiare Aladdin. Oh, bello lui. Damn it. Are we all right? Ma che sta succedendo? Questa cosa nel gioco non c'è. Questa cosa nel gioco non c'è. Ma che cosa sto guardando? Sto guardando un capitolo, un videogioco fatto meglio, sto guardando. No! Un'intera mappa! La mappa di Shiva! Allora, teoricamente il problema del discorso della magia è che anche Noctis usa le fiasche. What a view. Il problema è quello, ma in teoria non deve farlo, perché infatti giustamente in Kingsglaive il Regis non lo fa, per esempio, usa la magia come dovrebbe usare la magia anche Noctis, solo che siccome era una meccanica di gioco, hanno deciso di fare usare le granate magiche anche a lui. Ma teoricamente Noctis può usare la magia, gli altri no, possono utilizzarla accumulando l'energia nelle fiale magiche, oppure se sono Glaive, quindi se sono legati direttamente al potere del re, in quel caso possono usare la magia. Infatti, tra l'altro, c'è nel film Kingsglaive, c'è quella magia che diventano invisibili, per esempio, usano il Protect, ma anche nello stesso Comrades usi il Protect come magia, usi molte più magie di qua. E infatti in Comrades comunque non usi le granate per lanciare magie, cazzo, proprio perché in teoria non ne hanno bisogno. Quindi sì, teoricamente la magia la può usare soltanto l'oracolo e la famiglia reale. E gli altri o sono legati direttamente al re con il rituale di cui non sappiamo nulla, oppure devono usare le granate. Let's clean them up quick. What's up? Il problema non è che c'è la mappa in questo gioco, perché è uscito per cellulare, dovevano ampliarlo. Il problema è che nel gioco originale c'è la mappa sotto Shiva e non è stata usata. E questo è il problema. Non è che qui c'è la mappa e lì no, ed è brutto che qui ci sia. Cioè, la cosa grave è che non ci sia nel gioco originale. Nonostante appunto il modello di Shiva è stato modellato tutto, è proprio perché doveva esserci la mappa, ma ora non ricordo, ma mi sembra che si era discussa questa cosa, ovvero che questa parte era stata tagliata, proprio perché non avevano avuto più tempo, tutto il capitolo 13, il capitolo 12, sono tagliatissimi, infatti sono la parte lineare del gioco. Qui l'open world non c'è più, perché non avevano più tempo. Il gioco era già stato rimandato, doveva uscire quell'anno. Questa cosa è ufficiale, doveva uscire quell'anno finanziario, non poteva uscire quello dopo. Il gioco non era finito, per cui hanno cercato di abbozzare. Ma ci sono bivi, lì c'è un'intera zona da esplorare. Pitch black in here.
exercise due caution. Che infatti ha molto più senso, perché appunto sali sul treno. Ora vorrei capire come fanno a sbloccarlo. Sinceramente, ora vorrei capire dopo che ho sconfitto. Perché appunto, in teoria, il treno si ferma per il ghiaccio, non per i demoni. È il ghiaccio che ferma il treno. Poi in realtà nel gioco tu nulla, scendi, meni due demoni e poi il treno riparte. Ma perché? Che cazzo? Guardali qua. Vabbè, senti, sei troppo duro. Vai, Panopia. Però non ti hanno messo una mappa di Shiva con gli aggiornamenti, ma ti hanno messo un dialogo di Shiva che ti fa lo spiegone sul passato, sulla guerra antica, su quanto lei amava Seyfried. Cioè, guardate! Ma guardate sta cosa! Sta cosa c'è nella pocket, ma io mi sento male, ma perché sicuramente questa era la build originale, solo che facendola, cioè fare questa cosa su console era un ombrello aperto nel sedere, perché ovviamente ti richiedeva molta più cura e molto più tutto. Farlo sul cellulare era molto più semplice, quindi qui l'hanno fatto e lì l'hanno tagliato, sicuro. Sicuro, che peccato. Vabbè, dai, almeno qua. Ah, si possono rompere. Non l'avevo capito. Dai, almeno qua la soddisfazione di esplorare sotto Shiva c'è stata, dai, figata. Poi ovvio, mi dite, vai, ma non c'è niente. Sì, è vero. È una mappa del cavolo, però intanto almeno. Sì, hanno un momento di riflessione i nemici prima di attaccare. Guardalo Ignis come è diventato bravo. Sì, ma perché praticamente Ignis post Molboro sblocca un'altra abilità e di fatto diventa il mago del party, proprio perché non può più combattere normalmente, insomma, di trama, no? E quindi diventa molto più forte a livello di magie e robe così. Ignis, guardate che carino. Guardate, dai, i colpetti del pugnale. Ho finito, Ignis, ho finito di dire che sei un mago. Usa la magia. Niente. Non è bello quando fanno remira, Ignis. Non dare colpetti del pugnale, Ignis, dai, su. La cosa bellissima è che questo nemico ti sbavocchia, ti rutta in faccia e poi si asciuga la bocca con la manica. E non so se è una cosa meravigliosa o disgustosa. Ora, visto che mi sono persa, facciamo che torniamo indietro, eh. Tra l'altro queste sono chiaramente le aeronavi ancora rimaste congelate dell'assalto fatto a Shiva per ucciderla, che sono precipitate e sono rimaste congelate. Questa cosa è fichissima. Ma vedi tu, non avevo idea. Hey, how's it look over there? No, sono tornata indietro, sono una deficiente, mi sono persa. Il gioco è uscito dopo, però lo sviluppo è stato, se non contemporaneo, quasi contemporaneo. Infatti questa è proprio la versione vanilla del titolo. Sì, ma io dove devo andare? È proprio la versione vanilla del gioco. Caspita, devo andare. Scusa. Perché mi sono persa? Dov'è Ignis? È rimasto indietrissimo. Oddio! Poverino, guardalo. Sì, ma Gladio, non puoi lasciarlo indietro. Lo lascio indietro. Vabbè, no comment.
Ok, dai. Abbracci, abbracci. Addirittura. Ma non ho voglia di combattere con quei potenti. Ok, vai, vai, vai. Boom. Falciata sorgente. Il suo incastrato nel terreno deve essere una scena meravigliosa. Poverino. Aia. Guardalo come cammina, dolce. Dai. E adesso ci dovrebbe essere là il... Watch out, Iggy. They're on top of us. Basta, ma quanti sono? Mettimi quelli grossi, mettimi i boss, fammi combattere i boss, dai. Tanto lo sappiamo che il mietitore è pacifista, l'abbiamo capito. Vedete, non fa niente. Sta lì a guardare, non fa nulla. Poi lo colpisce e ci rimane male, resta fermo. Olè. Il mietitore come Aranea si è pentito. Esatto. Ma guardate che figo, ma pensate quanto poteva essere bella una mappa così fatta con Luminous Engine. Con i riflessi del ghiaccio, le robe. Magari qualche nemico unico, qualche demone diverso. Voglio capire come fanno a liberare il treno comunque. Cioè, vorrei capire adesso come dovrebbero fare. L'artiglio letale. Buh, artiglio letale. Buh, artiglio letale. Buh. Impeto ancestrale. Può cacare l'impeto ancestrale. Dov'è il... Vai. Oh, le botte, Ignis. Non sa che fare, è un po' confuso, sì. Oh, l'artiglio! Sì, esatto. Queste citazioni. No, povero Gladio! Gladiuccio, che non ce l'ha il Regen, Gladiuccio. Aia, neanche io il Regen, oddio. Aspetta. Oh no, ho fatto una cazzata. Vai, le bombe. Oh merda.
Ok. Non ci sono i poteri di quei tizi che sparano Madonna dal cielo e distruggono tutti. Ti piacerebbe. Solo quando dicono loro. No, le robe per terra non le ho prese. Vabbè. Esiste il game over. Ora non allarghiamoci. Ora non esageriamo, eh. Game over, che è game over? Hey, Knox! What's up? You better get in here. Something's not right. Got it. Be there in a sec. Come on, Iggy. Right. No way. You! Hold it! That son of a bitch. Ma lo dice, figlio di puttana, perché non me lo fai, non glielo scrivi? Poi giustamente, se ci pensate un secondo, Shiva non è gentilissima e amorevole, li sta congelando a morte. È gentilissima a fare una cosa del genere, perché non poteva, in quanto gentiana, magari dare direttamente il tridente a Noctis invece di ghiacciarli, per esempio, no? Non c'è un motivo per questo atteggiamento. Facciamoli morire di freddo, così. Perché sennò non ci può essere la scena figa. È come mostra affetto. A coldness that can only be hers. E qui Hardin in teoria fa mille espressioni diverse, peccato che ovviamente qua non si vedono. Let it now be done, as promised to the Oracle. Tiana, it's you. You're the Glacian. What? O King of Kings, restore light unto the world. Non ha cambiato neanche voce. Io più che altro le avrei chiesto, ma non eri morta? Sister, come funziona questa cosa? That boy will never be king. Cioè, vabbè, ovvio che Gentiana non doveva essere Shiva, ma quello è proprio la base. Ovvio che non doveva essere Shiva. I know that you are throwing your life away. Umbra doveva avere una forma umana pure, c'erano pure i bozzetti. Vabbè. But it's my choice. If only I could hear his voice once more. Sì, ma l'hai visto da bambino, ma perché ti sei innamorata? If we could laugh together as we did as children. E qua, in teoria, con la patch di trama, Shiva, prima di darti il tridente, ti spiegava due cosette, ma proprio due, appiccicate con la sputazza, ma quantomeno quattro cose te le diceva. Qui invece ti fa così. Piglia il tridente, io me ne vado in vacanza! E niente. Ok. In combattimento può generare copie del suo possessore. Così. No. Sì, Hardin non doveva essere il boss finale. Però questa è un'idea del versus comunque. Are you all right? Yeah. I saw the Glacian. It's okay.
She's gone now. You guys check out our drivers. Got it. You good? Yes, I'm fine. Let's go. Sono lacrime, ragazzi. Per favore, eh? Fate i bravi. So hard. Guess it was hard for you too. I'm sorry. Inquadratura tattica sui piedi, ma anzi qua hanno piedini. Cioè, nel gioco quella minima è una 43 e mezzo di scarpa comunque. Oh no, ora il suo cuore è nel cuore di Noctis, non di nuovo. Esatto. Che poi, dobbiamo anche essere pignoli. Possiamo essere pignoli. Qui Luna è già morta, però nel gioco base qui viene mostrata vestita normale. Mentre invece, con l'episodio Ignis e il Royal Pack, tutte le volte che si rivede Luna è sempre vestita da oracolo, quindi col tridente, come se fosse ascesa, i capelli sciolti. Solo qui la vedi, la rivede normale, perché anche in questo caso il concept di lei ascesa l'hanno messo dopo, perché lei doveva essere morta e basta. E invece qui hanno fatto la supercazzola che lei diventa quasi lei quasi fa il power up morendo. Cioè, lei morta col Royal Pack evoca le divinità. Ma sei morta? Non è Star Wars. Cioè, fa cacare pure in Star Wars questa cosa. Non faccio spoiler, però dico, ok, se sei morta, sei morta. Altrimenti fate come in Final Fantasy X, dove i morti restano sul piano materiale, che tanto non cambia nulla. O sbaglio? In Final Fantasy X i morti è come se fossero vivi, praticamente, cambia veramente poco. A sto punto fai così. E questo comunque si rifà sempre al fatto che nel concept originale del Versus la morte doveva avere un ruolo molto più importante. Qui invece, vabbè, ci sono solo gente che piange e basta. Ok, dai, abbiamo quasi fatto. Eccolo. I poteri forti, esatto. I feel I've earned the right to call you Noct. For a moment I felt death's chill wind. Such is the might of the gods. But then I remembered I'm immortal. Such is my blessing and curse. Your attack hurt me, nevertheless. My feelings, at least. Qui ha una faccia incazzatissima lui. And after all the memories we've shared, remember this. Ah, I should have asked if you remember him. Truly a blast from the past. Hey, you mustn't take what's not yours. Where is he? He? The little gunman's a short shot away. Sì, che poi qua. Where else? Okay, quando dice Gloria, he, the seat of the empire. Lui è una cosa che secondo me rende, non lo so come dovrebbe essere in giapponese, però secondo me è più una battuta sul fatto che è un it. Pronto, quindi he, oh, è una cosa, però non so come in giapponese. Off you go then. I wouldn't want to keep you from your friend. Ha premuto il pulsantino e adesso i poteri di Noctis sono disattivati. Premuto il pulsantino, ragazzi. Mi dispiace, Noctis, sei fottuto. Yeah.
Non si può parlare del Versus così accuratamente, ragazzi, per il semplice fatto che noi non sappiamo. Non sappiamo quanto c'era di... Cioè, perché l'idea... Allora, potenzialmente il Versus era fichissimo, però non possiamo dire che è più bello del 15, perché per quel che ne sappiamo usciva fuori una cacata. Non possiamo saperlo. Non possiamo sapere come sarebbe comunque stato trattato, perché magari noi abbiamo visto comunque dei trailer iniziali. Ma metti caso che in un'altra timeline, invece del 15, fosse proseguito il progetto Versus 13... Magari lo cambiavano comunque, magari avrebbero fatto un cagatone lo stesso. Io non, a me non piace l'idea della gente che dice: ah, se fosse uscito il Versus. No, perché non sappiamo come sarebbe uscito. Magari avrebbe fatto questa stessa fine. Magari quel concept sarebbe stato comunque censurato, limitato, sarebbe uscito un gioco brutto, non possiamo saperlo. Anche il Final Fantasy XV nel suo concept iniziale era una figata incredibile e poi ha fatto una finaccia, no? Quindi, boh, cioè no, l'idea della guerra, dell'impero, cioè era molto bello comunque. I trailer iniziali con Core che doveva essere nel party, che aveva un terribile segreto che ci doveva dire, era tutto molto bello. Quindi io non direi a priori il 15 fa schifo perché il Versus 13 sarebbe stato meglio, non è assolutamente detta questa cosa. Sicuramente ha il suo fascino l'idea che poteva essere un titolo molto più violento, più crudo, ma alla fine c'è Type Zero per questo. Guardalo che bello il cristallozzo. Guardalo che bello quell'ovetto Kinder. Mamma mia che carino. Non è per niente inquietante, vero? Non sembra una cosa maligna questo cristallo. È proprio il classico cristallo. Voi pensate a Final Fantasy? A Final Fantasy? E pensate a un cristallo così, vero? Ma non è malvagio, non ha sicuramente un qualcosa di maligno, con quelle radici che escono fuori, le catene, l'oscurità, il colore, il rosso dentro. No, è chiaramente una cosa positiva questo cristallo. Sì. Un cristallo molto invitante, esatto. Comunque ragazzi, dai, mi dispiace perché avremmo potuto fare anche questo capitolo, però c'è stato un problemino, ve lo prometto, non succederà più, sarò molto attenta, vorrei veramente sbrigarmi comunque a finire perché c'è un sacco di roba che vi voglio portare in live, dobbiamo riprendere comunque a fare gli horror, c'è Bloodborne, tanta roba, quindi me la sto godendo comunque. Però capisco anche che magari a molta gente si è rotta le palle. Il fatto è che purtroppo sono una e non faccio solo questo per lavoro, se no vi farei 3 streaming al giorno di cose diverse, solo che non si può. Quindi, grazie per la pazienza, grazie per le iscrizioni, per i bits, per i commenti. George apprezza sicuramente la vostra preoccupazione. Dite incrociate che vada tutto bene. Dov'è finita la freccia del mouse? The Crystal is Light, esatto, quindi buona serata a tutti e noi ci vediamo prestissimo, ciao!